notti di fine settimana a Roma, all'insegna della movida sicura, tra venerdì e sabato sono stati effettuati 848 controlli, 28 sequestri e 765 multe per sosta selvaggia. Particolare attenzione per il centro storico Trastevere, Campo Marzio, Ponte Sant'Angelo e Rione Regola, coronati da successo anche i primi 3 giorni dell'iniziativa Riprendiamoci la notte, promosso da Campidoglio e associazioni di pubblici esercizi. È stato superato il primo test che riguarda i giovani, circa 3.800 di loro, di età compresa tra i 18 e i 30 anni, sono stati contattati da hostess e steward che hanno distribuito 4.200 etilometri usa e getta e altrettanti opuscoli informativi. E finalmente possiamo essere soddisfatti dopo tante polemiche, dopo tanti inviti a trovare soluzioni anche innovative e fantasiose per rendere più sicura la movida, le serate del venerdì, il sabato, ecco, possiamo dire che e salutare con piacere che qualcosa si sta muovendo e si sta muovendo molto bene. E ne parliamo con chi ha confezionato questo pacchetto di attività. È l'onorevole Giorgio Ciardi, delegato alla sicurezza del Comune di Roma. Buongiorno e benvenuto a Radio Yes. Buongiorno a voi. Ecco, finalmente possiamo parlare non di incidenti, non di ragazzi che si sentono male perché come etilico, droga, finalmente si parla di un'attività positiva da parte del Comune per evitare tutti questi sfacelli. Ecco, come è andato questo primo weekend? Assolutamente i risultati sono incoraggianti. Ovviamente non siamo all'anno zero. Noi ormai sono circa 4 anni che rispetto alle problematiche inerenti al fenomeno della movida abbiamo in essere delle attività importanti, con particolare attenzione ovviamente al centro storico. Oggi l'attività dell'amministrazione comunale si arricchisce con un lavoro che abbiamo fatto con le associazioni di categoria per costruire un modello di governance della movida più complesso, sensibilizzando i ragazzi ad un comportamento più consono rispetto al territorio che la sera vivono. Ecco, come hanno recepito i ragazzi questa vostra iniziativa? Mi dicono bene. Calcoliamo che quando uno entra in una piazza e vede che comunque ci stanno degli operatori del decoro che puliscono, levano le bottiglie, tolgono dei bicchieri, levano la carta da per terra, anche quello è un segnale per cui tutti quanti in qualche modo vengono richiamati a maggior rispetto per queste aree. Questo quindi è una, diciamo, sono tutte attività che vanno nella direzione giusta, perché è vero che certi atti io ritengo vadano repressi anche con le forze dell'ordine e duramente, ci sia la certezza della pena, però è anche vero che attivare forme di dissuasione tra virgolette culturale ha una sua ragion d'essere sicuramente. Assolutamente, un percorso in primo luogo educativo, poi ovviamente chi viola le norme e le regole, se queste hanno una sanzione, le sanzioni ovviamente si applicano. No, perché in talune occasioni si è rilevata un po' l'inerzia dei rappresentanti delle forze dell'ordine che spesso forse in numero non sufficiente per fronteggiare talune situazioni, però ecco. Si parla ogni tanto di un certo lassismo, ma le volevo chiedere. No, rispetto al fenomeno della movida, no, c'è una presenza forte di tutte le forze dell'ordine. Certo, il problema coinvolge migliaia e migliaia di ragazzi, e quindi ovviamente non è che tutto si può controllare e immediatamente si può intervenire. E nelle scuole avete idea di fare un lavoro in profondità, specialmente per i più piccoli che poi diventeranno gli adolescenti di domani, per far capire che l'alcol fa male, la droga fa male? C'è questa intenzione da parte dell'amministrazione?
Assolutamente, le stesse associazioni di categoria hanno manifestato preoccupazione sull'abuso di alcol e ovviamente di droga, soprattutto dei minorenni, e loro stessi vogliono costruire insieme a noi un percorso didattico nelle scuole per affrontare questa tematica e sensibilizzare tanto i minori quanto le famiglie rispetto a questa problematica. Ecco, i costi di questa operazione, che sembrano molto contenuti, nel senso che si è cercato di fare il meglio con risorse contenute. Ecco, non varrebbe la pena di fare una comunicazione un po' più quasi assillante verso utilizzando le radio, le televisioni, che internet, che sono i mezzi con cui i ragazzi hanno più abitudine? Assolutamente, noi siamo partiti con un progetto sperimentale che è cominciato giovedì scorso e quindi, essendo appunto un progetto sperimentale, dobbiamo mettere in linea diversi passaggi che dobbiamo costruire, tra cui quella di una comunicazione accattivante ed incessante per sensibilizzare questi ragazzi. Certo, perfetto. Tutto bene, insomma, le cose stanno andando meglio. Pensate di estendere ad altre zone della città questa attività di dissuasione? Assolutamente, le zone che interessate al fenomeno della movida sono 5 nella nostra città. Ovviamente vogliamo entro l'inverno allargare questa sperimentazione, riveduta e corretta lì dove c'è necessità di farlo, anche alle altre zone. Perfetto. Abbiamo coinvolto per questo anche la Camera di Commercio, abbiamo fatto venerdì pomeriggio una prima riunione proprio per mettere in sinergia tutte le forze che si vogliono impegnare su questo fronte. Quindi diciamo Campo dei Fiori, Ponte Milvio, il Pigneto, San Lorenzo Trastevere, che sono appunto i punti più battuti dai ragazzi. Benissimo, grazie a Giorgio Ciardi, delegato alla sicurezza del Comune di Roma. Grazie e complimenti. Grazie a voi, buona giornata. Buona giornata.